Ehi là, ciurma! Io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest. Siamo in mezzo a un letto. Però si riposa lo stesso. Contento lui. Ragazzi, non so se vedete. Qua quanto poco mese abbiamo, ma qua quanti. Kaiser di Notebreaker. Oddio. Tipo, oddio. Ho farmato come, non lo so, fino a star male proprio. Cioè, una cosa proprio, oddio, si vedono delle canne da zucchero che girano. A che punto è tra l'altro quella farm? Non vorrei che iniziasse a buttare tutto fuori dalla cesta e a farmi impazzire il mondo. No, ce n'è qua ancora. Detto questo, adesso ho tutti questi notebreaker, quindi potremmo iniziare a fare anche il procedimento qua. Per l'ultima fila del grano e poi là per il cotone. Quindi innanzitutto dovremo fare un tubicino che arriva fino là, fino qua, perché vorrei farlo arrivare di là. Quindi allora facciamo così. Qua sono 1, 2, 3 dovrebbero essere, no? Qua c'è il tubo, quindi qua c'è il terreno fertile. Qua sopra ci sarà l'acqua. E qua dovrebbe essere. No. Ok, ho sbagliato proprio tutto! Vediamo solo un attimo. Cosa ho sbagliato? L'acqua. No, era uno più indietro ancora. Qua era. Questo lo rimettiamo, dopo ci penseremo. Il fatto è che. Ah, è che li avevo contati simmetrici. Di conseguenza, niente, qua non c'è un buco per questo, perché questo qua sfrutterò quello in modo da risparmiare anche sui cavi. E poi farò un foro anche qua. Vediamo se è al punto giusto. Sì, perfetto. Quindi direi che torniamo su in superficie. No, naturalmente non posso saltare qua perché c'è il coso sopra. Ehi, 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 vacci calmo. Vacci piano! Posso già piazzare i notebreaker? No, perché devo piazzare prima i cubi. I mesecon ce li ho dietro, sì, ce li ho dietro. Dovrò fare quegli altri tubetti là. Tubetti, 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 tubetti. Sto registrando questo video appena dopo Magic, quindi se per caso mi vedete sconvolto è perché vengo da 30 minuti di 33 minuti di registrazione, quindi non so più cosa sto facendo. Cosa sono venuto a prendere? Ah, i tubi. I tubi percusco, cusco i suoi tubi. Ne ho 49. Dite che basteranno? Secondo me sì, ma non è detto. Perché? Oddio. Allora. Andiamo. Mettiamo questi tubi. Sì, certo che basteranno. Mi servono solo due file. Ok, basta. Allora, qua sono così. La dovrò mettere il tubo quello finale, il tubo quello catodico. Oh, ciò non cadere. Che sennò dobbiamo fare la fine della vacca Vittoria, che è morta. E quindi è finita la storia. Ma la storia noi mica vogliamo farla finire qua. Scusate, siamo solo al 40esimo. Sì, forse questo è proprio. Niente. Siamo caduti, è morta la vacca e è finita la storia. Ciao. Ciao a tutti. Addio, è stato bello conoscerti. Ok, basta. Basta, 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 basta. È meglio che la smettiamo qui. Cessiamo queste attività inutili e faziose. Posso buttarmi qua sotto? Dovrò ributtarmi. Ributtiamoci.
Tanto ormai stiamo sfasciando questo per mille volte, cioè sta terra sarà ormai stufa. Basta! Ce l'avete sempre con me! I put on my shoes and I'm ready for the weekend! Ho riascoltato di recente sta canzone che erano tipo anni che non ascoltavo, non so se qualcuno la conosce. È di un Calvin Harris ancora tipo molto più giovane di adesso. No, cioè, epica nel senso stradivertente. Almeno a me piace un sacco. Poi, soprattutto per come Kamehameha. Per come cantano le tipe in quel pezzo del ritornello. Diciamo che fanno tutto. Se qualcuno interessa vedere il video, si chiama Ready for the Weekend, cioè pronti per il weekend. Non mi piace che si unisca qua, vabbè. Sopravvivremo? Sopravvivremo, che ci volete fare? La vita è dura ai giorni d'oggi e quindi noi dobbiamo accontentarci di questo scempio per la vista. Però questo potremmo anche eliminarlo. Qua l'ho lasciato. Ah, c'è il tubo, c'è il tubo catodico sopra, no, il tubo catodico, il node breaker sopra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi infatti mi sembrava strano che non l'avessi coperto, diciamo, anche questo. Tra l'altro questa farm, cioè, qu quanto Kaiser di tempo per questa farm? Tipo 3 episodi interi dedicati a questo, il problema del tubo che non tubava e dei circoli viziosi vabbè. Grandi problemi per una farm semiautomatica, ma Mindtest è un po' così, bisogna rompersi le scatole a non finire per e far tu sei morto per me. You are dead to me, come direbbe SDF Movie. Chi di voi non conosce SDF Movie, vada subito a vederseli, non quelli fasulli, gli originali dovrebbero essere solo 3, se non ricordo male. Oh, che sensazione! Tutto questo mese, mesi di mese usati per... Vabbè. E finalmente l'antico vaso andava portato in salvo e i nostri eroi della ciurma finalmente ce la fecero a portare in salvo l'antico vaso degli antichi vasi. Da piccolo a soli 5,50 euro. Basta fumare. Mi hanno detto che fumare marijuana fa male, ma... Che ci volete fare? 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 No, adesso basta, non lo faccio per tutti i 40 node breaker, altrimenti sarebbe un po' pesantucolissimissimo. E già siete tipo solo 45, quindi è meglio non fare scappare gli ultimi 5, tipo che mi guardano. No! Consuelo! Nome strano, Consuelo. Eppure ho due persone che conosco che si chiamano Consuelo. Poi adesso voi mi dite, io mi chiamo Consuelo. No, non ci credo. Non credo che in quei 45 iscritti ci siano delle persone di sesso femminile. LOL! Mi sono smentito da solo, una invece è di sesso femminile. Ne ho le prove. No, vabbè. Ho delle prove vocali, effettivamente potrebbe essere una persona gay con una voce molto femminile. Però credo che una tale Deb stia per Deborah e visto che la sua voce l'ho sentita in un qualche video, credo che sia una ragazza. Non ho le prove provate, nel senso che l'ho vista. È così.
Stai zitto, Ale. Stai zitto. Però appunto dovrebbe. Perché mi fai questo? Certo, perché ho una zappa nuova? Ah, perché l'avevo nel. Ero andato a curarla. Sì, a curarla. Come si dice? No, vuoi vedere che non si idrata perché c'è il coso là? Ti idrati. Ma ha tolto l'acqua! Perché ha tolto l'acqua sto. Ah, perché c'era la lilypad sotto, probabilmente. C'era la lilypad e quindi. Ma nessun problema, no problema. Abbiamo il nostro coso portatile qua. Allora adesso togliamo questi ragazzi. Si è fatta già notte. Porca miseria! Mettiamo quelli, mettiamo il nostro node breaker, questo possiamo rimetterlo, posso? No, prima lo voglio riempire. Mettiamo di nuovo il mesecon. Alla fin fine ne avevo fatto un botto, ma non è che me ne avanzano poi più di tantissimi stack, diciamo. Mi verrebbe voglia di coprirlo tutto di vetro, però abbiamo scoperto che. Le piantagioni si sono coperte e non crescono. Anche se sono piantagioni. No, cosa. Anche se sono. È particolare quello sotto. Sì. Sembrano delle luci di Natale. Potremmo fare un albero di Natale con delle luci del genere. Ci pensate? Tipo metterle su un albero? Tipo. Su questo! No, lol. Ci pensate che cosa è epica mettere quelle piante qua sopra? Tutte che si illuminano. Sarebbe tipo un mega albero di Natale. Poi però chi ha voglia di toglierle? Però effettivamente molti degli alberi di Natale in realtà restano alberi di Natale per tutto l'anno. Perché la gente. Ah no, io credo di aver finito, ma. Qua no. Comunque stavo dicendo, quei tipi di blocchi non. No, qua non dovrebbero esserci problemi. Perché nel senso se va di qua poi dopo. Viene poi bloccato da questo. Però ne ho bisogno di altri due. Stavo dicendo, anche i blocchi trasparenti vengono contati come un'ostruzione e quindi non crescono le piante da qualche patch recente, non so quale devo riempire questa. Mannaggia la testa che mi dimentico tutto! E ho solo 100 anni! Pensate quando ne avrò 10. No, la stavo mettendo. Sciocco! Ti avevo messo tipo 4 bicchieri di acqua. Ok. Mettiamola nello zaino prima che ce ne dimentichiamo. E poi. Ah, devo curare la zappa. Andiamo a curare la zappa. Infermiera! Infermiera, la mia zampa sta male. La prego, si può fare qualcosa? Grazie. Stia zitta. Ok, basta. Basta, basta. Sono stanco, la mia discolpa. Sono stanco, non potete farmi niente. Ne ho uno. Ah, mi è rimasto anche un piccone di mese. Cosa me ne faccio di un piccone di mese? Boh, lo sparo qua. Questi li devo mettere però di là. Facciamo un po' di ordine. Questa la devo andare a mettere sotto. Questo lo devo mettere di là. Questo lo devo mettere di là. E ho bisogno di un altro one way tube. Come si craftava un one way tube? Andiamo a dormire intanto. E guardiamo il minutaggio. 14 minuti e 14. Forse sarà diverso, lol, perché c'è l'introduzione prima. Quindi, caro Billy, come direbbe il nostro shooter hates you. Per fortuna che ho preso leggermente un po' di mese in più. 7. Plastic sheet, uno stick e un mese crystal. Ce l'ho 7 plastic sheet. Non ne ho due. Ma sarà mai possibile? Intanto prendo questo che mi sto dimenticando che ci serve. Me ne servono 5. Per fare quello ho bisogno di prendere 6 cosi di albero.
Senti, potremmo farmare un po' di legno perché me ne sono solo due stack. LOL, solo due stack. Beh, però, cioè, nel senso, quella farm là è una grandissima cosa ora. Unprocessed e poi la devo cuocere se non sbaglio. E quanto me ne darà? Come qua? Me ne manca uno! Oddio! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potremmo andare a farmare un po' di foglie, in effetti. Un po' di foglie e un po' di legno. Effettivamente è da quando ho fatto la barca che non ho più farmato legno, quindi un periodo discreto. Poi dovremo anche upgradare tutto questo, fare anche l'altra barca. Non ho stick, cosa sto facendo? Gimme the stick. E non ho neanche il mese. Qua. Oh, sto giro aperto giusto. Ma solitamente quando devo aprire l'altra che l'apro sbagliata. Ma il Sonic Screwdriver tra l'altro non posso curare, cioè nel senso... No, eh. Ma ti credo che ne ho uno in più sempre, perché se quello me ne dà 4... dopo curiamo il Sonic Screwdriver, però prima andiamo a posare quella due roba. Quella due roba! LOL. Allora, questo qua, questo qua. No, non credo che fosse in ordine così, però se noi riapriamo... Ah no, è in ordine così? Boh, lol. Quella tua roba... Facciamo così... Ah no, si è già collegato... Bravo. No, 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 è collegato storto, ecco, effettivamente. Oddio, fa venire mal di testa. Provate a fare un loop di sta roba qua e ditemi se non viene mal di testa. Tra l'altro, la statua dell'Hater là, chi per caso si fosse iscritto di recente, quella là è la mia statua dell'Hater, cioè chiunque metta dei non mi piace al mio video, gli ho fatto una statua in suo onore, in modo che non metta abbastanza, che non metta troppi non mi piace e che sia buono con noi. Sembra... no. No, non sembra, però magari è tipo il cattivo di Magic. Quello cattivo proprio. Quello che sconfiggeremo nel prossimo video, esatto. O che proveremo a sconfiggere nel prossimo video. Mi hanno detto che è una roba tostissima. Tipo più del boss dello scorso. Beh, cioè in 2 secondi me l'ha caricato LOL. Quindi avremo da penare parecchio. Però dai ragazzi, noi non demordiamo. La ciurma mai demor... Non l'abbiamo mai fatto comunque, con qualsiasi sia il modo con cui si coniuga quel verbo al participio passato. Demorso? Ma mi sembra più tipo un trattato, no? Sapete il latino, no? Il complemento di argomento de più ablativo. De Morso, il trattato di, il nuovo trattato di Cicerone. Detto questo, io dovrei avere la motosega, però qua facciamo off. Ok, per cui non le spedisce in là, ma le spedisce in qua. Prendiamo la motosega e farmiamo un po'. Allora, 3, 2, 1. Ok, adesso quelle cadranno un po', però... Yeee, yeah, guardate che roba! Cioè, abbiamo fatto quasi uno stack di legno. Un bel po' di mele anche. No, le mele ce n'erano già in realtà, credo, eh. E anche di sapling. Però, queste foglie potrebbero anche cadere, eh. Ma sì, tanta energia ne abbiamo, sprechiamola per far cadere delle foglie. Vai! Cutting Simulator Pro! Sì, esiste Cutting Simulator, no, forse non si chiama Cutting Simulator, ma esiste un simulatore di taglia legna.
Cioè esiste tipo un simulatore di ogni cosa. Cioè la casa produttrice di Euro Truck Simulator ha fatto uscire da poco anche un Euroship Simulator. Cioè proprio boh, non sanno più cosa inventare. Mi pare che adesso abbiamo farmato abbastanza foglie. Che ne dite? Allora, un po' di legno possiamo portarlo in là. Facciamo così che lasciamo uno stack visto che ne abbiamo consumato un po'. Cioè ne ho consumato un po' per preparare i notebreaker, perché richiedevano anche un discreto numero di assi di legno. E prenderei questi stack di foglie da lasciare là, insomma, nella nostra cestuncola. I sapling mi servono per piantare, ma me ne servono 8, credo. Da quanto stiamo registrando? 20 minuti, quindi muoviamoci. Già è cresciuto sto qua, ma sei un po' precoce, eh? Mi auguro che non sia, che tu non sia così anche a letto, eh? Altrimenti so guai grossi. Per lui. Ah no, che ce ne frega. È un albero in fondo, no? Carichiamo questo, mettiamo delle foglie qua, sempre se ci stanno, sì, ci stanno. Lalalero, lalalara, lalalara, Croft. Ok. Ma quelle di spruce possiamo anche eliminarle, scusate, sono in numero esiguo proprio. Buttiamo, cioè, abbiamo anche altra roba che possiamo buttare qua. Questo non so neanche cosa sia. Ah, sono delle alghe. Seaweed. Un cactus. Boh, siamo pieni di cactus. Oh, perché ho chiuso? Delle mele, dei colori. No, beh, sono tutte robe abbastanza utili alla fin fine. Bah, questo no, però. E eliminiamo solo queste, dai. Perché siete cattive. Addio. Ha ha ha. E no, dobbiamo depositare anche il legno. Questo stacchettino qua, sort. Perfetto. E la nostra moto zappa sega elettrica, tutto, eccetera, eccetera. È qua. Il nostro campuncolo di grano. Qua il grano è cresciuto. Il cotone anche, mi pare. Mi sembra tutto cresciuto al massimo. Proviamo. Proviamo? Ragazzi, questa è la prova dell'efficacia della nostra farm semiautomatica. Adesso lagga tutto e muoio. Perché? L'altra volta funzionava. L'altra volta funzionava. Perché esci qua? Perché esci qua? È un one way tube, dovresti tornare indietro. Perché tornano tutti qua? Perché tornano tutti qua? Perché non entrate nella chest, amici? Perché non è nella chest? Questi stanno girando come degli scimuniti. Girano sempre in tondo e probabilmente resteranno là per sempre. Perché questo mi fate a me? Sapete cosa vi dico? Dovremmo fare un giro qua con un una fila di one way tube di qua, no, con una fila. Sì. Forse sì. Ma non avrò mai così tanti. Quelli ce la fate ad andarvene, porca di quella miseria. Ma perché ogni volta hanno 50 e 50 di possibilità, fin tanto che non beccano l'uscita giusta non se ne vanno mai via. Oh, questo ce la sta facendo? Sì, ce l'ha fatta!
Mentre questi sono ancora qua. Uno è rientrato qua dentro. No, no. Mi sembrava. Oh, uno sta andando in là. No, ha girato. E torna in qua adesso. Dai, ecco, bravo. Vai in là. Vai in là. Gira di là, ma non tornare indietro. Per statistica, prima o poi andranno via tutti, però. Guardate, ha droppato tutto di qua. Perché ha droppato tutto di qua? E ho rotto anche il mese. Ragazzi, come ultimo tentativo, credo che cercherò di aggiornare la mod. Se per caso ci sono stati degli aggiornamenti, credo di sì, perché aggiornano spesso, ma gli aggiornamenti non sono per nulla automatici, ma sono tutti totalmente manuali. E quindi è possibile che ci metterò un sacco a caricare questo video. Oltre a questo, si è fatta di nuovo notte. Sono infiniti minuti di video. Spero almeno che vi sia piaciuto. Questi sono cotton. Ok, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Ok, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Quello è l'unico che ha funzionato, quello che girava come uno scemo. Però ci mette tipo dei secoli eterni. Perché tecnicamente, per il calcolo delle probabilità, potrebbero stare là a girare per sempre. C'è una percentuale bassissima, però. Avendo particolarmente sforzo. No, sto continuando a piantare semi di cotone. Qua devo mettere grano, vero? Sì, eh. Beh, ci ha dato un sacco di semi, allora. Stanno ancora girando? No, forse erano gli altri, le cose che vedevo laggiù in fondo. No, 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 ne ho visto uno. Eccovi, infatti. Te ne vuoi andare? No. Non vuole. Mi chiedo più che altro cosa succederà se il prossimo. Se adesso è chiuso il mondo. Cosa resterà di quel seme stupido che sta girando come un deficiente? Mi sembra la mia coinquilina quando cerca un posto. Dopo essersi stampata la mappa da Google Maps, si perde lo stesso. Sempre, comunque. Vabbè, comunque, a parte sparlare delle mie coinquiline. Andiamo qua alla nostra famosissima chest. Ragazzi, mi sono dimenticato di controllare anche sto giro. Stacco un attimo la registrazione, ci vediamo tra poco, scusate testa mia, che sono. Niente, rieccomi. Allora, come tutte le ultime volte ha vinto di nuovo Ale, quindi 2 punti per il nostro Xanderable 9000 e 1 punto per il nostro fantastico Sam. Ferdinapoli, boh. Boh, ciao Ferdinapoli, ci sei? Per chiunque altro volesse giocare al gioco, basta rispondere alla domanda settimanale. Il primo che risponde guadagna 2 punti, il secondo che risponde guadagna 1 punto. Si risponde nei commenti qua sotto. Detto questo, la domanda di questa settimana è: quali sono le parole del ritornello della canzone che ho cantato a un certo punto di questo episodio? Vi do un suggerimento, lo stavo cantando quando ero sotto mettere i tubi. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, se la mia farm semiautomatica di grano e cotone vi è piaciuta, se apprezzate il fatto che io abbia perso delle ore per farmare come un nerd quel mese. Ci vediamo nel prossimo video di Mindtest, sempre il sabato, o di altri video settimanali. La programmazione è sempre la stessa. Ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi se per caso non l'aveste ancora fatto e cercatemi su Facebook. Alla pagina in descrizione per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del canale. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.